Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani ad una nuova puntata di Noobs Corner targata iPhoneItalia.com. Iniziamo a scoprire anche oggi un consiglio per utilizzare al meglio i dispositivi, però nello specifico oggi andiamo ad analizzare cosa fare prima di vendere o regalare un iPhone o un iPad a un nostro amico o un'altra persona. Iniziamo subito. Bene ragazzi, allora andiamo a vedere quali sono i passaggi necessari da eseguire prima di vendere o cedere un dispositivo iOS. Allora, ci sono due strade da poter seguire. Una strada da seguire se abbiamo ancora il dispositivo iOS in nostro possesso e un'altra strada da seguire se abbiamo già venduto il dispositivo ma ci siamo accorti di non aver, ad esempio, eseguito il logout dal nostro account oppure di non aver disattivato i message, eccetera. Iniziamo subito con la prima e vediamo cosa fare se abbiamo ancora in possesso il dispositivo da vendere o da regalare. Prima di vendere o di regalare un device dovremo eliminare tutte le nostre informazioni personali, ma non dovremo farlo in modo manuale perché in questo modo potremmo rischiare di cancellare i dati anche da iCloud se abbiamo la nostra condivisione, insomma se abbiamo la sincronizzazione attivata e quindi da qualsiasi dispositivo con l'accesso all'iCloud e dai server appunto di iCloud. Quindi bisognerà seguire questi passaggi. Innanzitutto, se stiamo parlando di un iPhone, dovremo disabilitare l'accoppiamento con Apple Watch se abbiamo un Apple Watch accoppiato, poi ovviamente faremo un backup del dispositivo se ci serve appunto ripristinare i nostri dati così come erano sul device anche su un successivo dispositivo, poi dovremo recarci in impostazioni e andare alla voce iCloud. Da qui dovremo uscire cliccando sul pulsante esci. Quindi poi dovremo eliminare appunto l'account se richiesto, anche inserire la password. Ancora, se si passa ad un device non Apple, bisognerà annullare la registrazione iMessage. La registrazione iMessage è utile cancellarla se si passa ad un dispositivo non Apple perché si potrebbero avere dei problemi riguardanti la ricezione degli SMS. Per disattivare la registrazione ad iMessage dovremo recarci nella sezione impostazioni, messaggi e disattivare la spunta di iMessage. Poi torneremo su impostazioni, andremo sulla voce generali e andremo a cliccare su ripristina. All'interno di ripristina dovremo cliccare su inizializza contenuto impostazioni. Se abbiamo attivato, ovviamente trova il mio iPhone, ci verrà chiesto di disattivarlo, immettendo la password e il nostro Apple ID. Poi potrebbe essere chiesto anche il codice di iOS, quindi quello di blocco, o il codice delle restrizioni. Se abbiamo attivato le restrizioni, quindi basterà semplicemente immettere i codici e poi cliccare su inizializza. In questo modo il dispositivo si riavvierà e non avrà più al suo interno alcun tipo di dato personale. Ovviamente questa operazione si può fare anche da iTunes, ovviamente con un computer associato al dispositivo potremo andare ad eliminare tutti i dati e a ripristinarlo direttamente da computer, anche se ovviamente è un po' più comodo poter utilizzare direttamente l'iPhone per questo tipo di operazione. Quindi, ricapitolando, bisognerà semplicemente uscire dai nostri account, cancellare i dati relativi e poi poter andare a fare un ripristino completo per poter vendere o regalare il device senza alcun tipo di dato personale all'interno. In questo modo avremo anche disattivato iMessage seguendo il logout, eccetera. Però se abbiamo già venduto il dispositivo e ci siamo resi conto di non aver appunto cancellato i dati o eseguito il logout, c'è un'altra strada da poter seguire. La prima ovviamente è quella di contattare la persona alla quale l'abbiamo regalato o venduto e chiedere di eliminare i dati seguendo la procedura che vi ho descritto prima. Ma se questo non fosse possibile, possiamo comunque seguire un'altra strada. Innanzitutto, se usiamo iCloud e l'applicazione Trova il mio iPhone sul dispositivo, basterà recarci sul sito web di iCloud, selezionare il dispositivo e cliccare su inizializza. In questo modo potremo poi anche rimuoverlo dall'account ed eliminare tutti i dati in remoto. Se non è possibile invece seguire questi passaggi, potrebbe significare che il device è stato già ripristinato, tra virgolette, o comunque che è utilizzato da un altro tipo di account, quindi che è stato disattivato il nostro precedente account. In questo modo potremmo semplicemente andare a modificare la password dell'Apple ID. Questo non potrà cancellare i dati già presenti sul dispositivo, ma eviterà modifiche da parte dell'altro utente, quindi eviterà che l'altro utente possa in qualche modo cancellare i dati oppure aggiungerne di nuovi. Ancora, se si passa ad un device non Apple, bisognerà annullare la registrazione iMessage. Per disattivare iMessage, se non abbiamo il dispositivo a nostra disposizione, bisognerà recarsi sul sito web di Apple per poter annullare la registrazione.
Dal sito web basterà inserire il numero di telefono e cliccare sul codice di conferma che riceveremo via SMS, quindi non ci saranno altre operazioni da eseguire e avremo disattivato iMessage. Bene ragazzi, quindi questi erano i passi preliminari da eseguire prima di vendere o di cedere un dispositivo iOS, che sia un iPhone o un iPad o un iPod Touch. Io vi ringrazio per aver seguito questo video targato iPhoneItalia.com, ci rivediamo con le prossime puntate di Noobs Corner e vi invito anche a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Ancora, potete dare un'occhiata al nostro nuovo canale Tech, avete i link in descrizione, e andate a dare un like ai video che vi piacciono e iscrivetevi perché ne stanno arrivando sempre di nuovi. Va bene ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci vediamo con le prossime puntate. A presto!